che le polemiche dovessero scoppiare alla quarta serata della 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Eccovi serviti, i big eliminati fanno rumore e come Albano, Gigi D'Alessio, Ron, Giussi Ferreri. Verdetto contestato sia dalla platea dell'Aiston che dalla sala stampa. In particolare c'è stato un boato sul nome del cantante salentino che è finito tra gli esclusi dalla finale. Invece le novità arrivano dalle nuove proposte con la vittoria di Lele, che vince con il suo brano Oramai. Una serata apparentemente tranquilla, tranne le eliminazioni eccellenti di cui si parlerà nel corso delle prossime ore. Tra l'altro, premio alla carriera per Giorgio Moroder, tra i più grandi progettori di musica pop e non solo. E poi è stato intervistato anche Gaetano Moscato, il pensionato che per mettere in salvo figli e nipoti alla strage di Nizza perse una gamba. Anche la serata prosegue relativamente tranquilla, tranne il solito Crozza che delude. Questa volta non si traveste ed è già un miracolo. Per quanto riguarda gli ospiti, improvvisato commissario Montalbano, Luca Zingaretti che canta Vita Spericolata. Attesa dunque per la serata finale, in programma fra poche ore, con la speranza, ma non ne siamo certi, di nuove polemiche. Mimmo Siena, Speciale News.